Netflix è stato preso di mira dai suoi stessi consulenti climatici dopo che il servizio di streaming ha pubblicato un trailer della serie di documentari del duca e della duchessa del Sussex alla vigilia della cerimonia del premio Earthshot del principe William. Gli esperti del clima di Netflix si sono lamentati con il gigante dello streaming dopo che ha mandato in onda un trailer della serie di docu del principe Harry e Meghan Markle alla vigilia dei premi Earthshot Prize del principe William. La tempistica dell'uscita del trailer è stata vista da alcuni come provocatoria data l'importanza dell'evento, che vede £1 milione assegnato a progetti volti a salvare il pianeta. L'amministratore delegato dell'Earthshot Prize, Anna Jones, aveva descritto la cerimonia come il momento della Coppa del Mondo del Principe di Galles. Resta inteso che la decisione sui tempi di rilascio del trailer è stata presa da Netflix piuttosto che da Harry e Meghan. I membri del gruppo di consulenza scientifica di Netflix si sono lamentati con la compagnia per il trailer, secondo The Sunday Times. Punto. L'ex capo del clima delle Nazioni Unite Cristiana Figueres, che siede nel gruppo consultivo di Netflix e presiede il consiglio di Earthshot, ha detto di sentirsi delusa. La stessa pubblicazione riferisce che la signora Figueres, che ha svolto un ruolo chiave nell'accordo sul clima di Parigi del 2015, avrebbe affermato: Netflix è stato un leader nella produzione di contenuti di valore per educare sulle questioni ambientali. È quindi deludente che trasmettano messaggi negativi proprio sullo stesso giorno dell'Earthshot Prize. Punto. L'ex stratega politico delle Nazioni Unite Tom Rivette Carnac, che fa parte del gruppo consultivo di Netflix e consiglia il team di Earthshot, si è lamentato con la leadership del servizio di streaming. Ha detto: gli straordinari finalisti e vincitori dell'Earthshot Prize stanno cambiando il mondo. Meritano tutta l'attenzione e il riconoscimento, quindi il tempismo di questa uscita da Netflix, leader nei contenuti di sostenibilità, è profondamente deludente. Il filmato del prossimo documentario su Harry e Meghan mostra che la coppia è pronta ad affrontare l'argomento della loro rottura con la famiglia reale a testa alta. Tao tu le salita.